La fobia di ragni e serpenti è forse la paura più comune. Quali esemplari oggi ha portato nei nostri studi Christian e qual è il progetto che sta portando avanti? Oggi ho due animali, ho un cervone, un serpente del posto, non di Fano, viene da zona Furlo, la zona in cui si può trovare, e poi c'è uno scorpione del posto, uno scorpione italiano, entrambi animali totalmente innocui. Ci sono animali che non piacciono a tutti. Qualcuno sì, ha la fortuna di essere molto apprezzato, altri invece un po' meno. Per esempio un serpente non è così apprezzato, un ragno ancora di meno. E allora l'obiettivo di questo progetto, che è in collaborazione con Azobè di Pesaro e Aracnofilia, Associazione Italiana di Aracnologia, è quello di cercare di far passare un po' questa fobia che c'è tra le persone, perché è spesso legata a una mancata conoscenza. Tante volte la paura parte dai genitori, che non conoscendo questi animali ne hanno paura, e trasmettono questa paura ai loro figli, ai bambini. L'obiettivo di questo progetto è proprio quello di interrompere questa catena che continua a ripetersi tra le generazioni, far conoscere questi animali e far scoprire chi c'è presente in questo ambiente, a Fano specialmente. A chi è rivolto in particolare questo progetto? Il progetto è rivolto alla scuola primaria e secondaria di primo grado. Al momento hanno aderito molte classi, siamo a circa 60 classi, ed è molto bello vedere come durante l'attività ci siano sempre bambini che siano un pochino impauriti da questa esperienza, ma alla fine dell'ora, bene o male, quasi tutti, ci sarà sempre qualcuno che ha ancora una forte fobia, riusciamo sempre a coinvolgerli, a fare almeno, magari la paura non sarà passata, ma ci sarà comunque un minimo di curiosità, un minimo di interesse, e l'avranno anche preso in mano i serpenti in molti casi. È ancora possibile aderire a questa iniziativa? È ancora possibile, mancano pochissimi posti. Magari se ci fossi in linea qualche genitore, qualche docente, mi può scrivere, anche se ormai siamo molto molto limitati, al mio numero, al 328-616-3202, in cui ci mettiamo in contatto per sapere quando fare eventualmente un'attività.